è una delle principali attrattive di questa sfida. Schierato titolare, ha annunciato di voler smettere con il calcio al termine della stagione. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. C'è bel tempo qui a Parigi, l'ideale al Parco dei Principi. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. La Ligue 1 Uber Eats in diretta per voi, comodamente a casa vostra. Sfida dal grande fascino tra Paris Saint-Germain e Guingamp. Partita che promette di tenerci incollati allo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo. E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Uno sguardo all'11 di partenza nel Paris. In porta troviamo Keylor Navas. In difesa Marquinhos fa coppia con Matip. E come unica punta Calvert-Lewin. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Hanno scelto di partire con un più prudente 5-3-2, poi sappiamo che i numeri valgono fino a un certo punto, soprattutto molto dipenderà dall'atteggiamento dei due esterni bassi di difesa. Assolutamente, Pier. Sugli esterni in particolare hanno giocatori in grado di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. E comunque non rinunciano le due punte, eh? È segno che vogliono provare a imporsi anche a livello di gioco. Sarà il Paris Saint-Germain a giocare il primo pallone della gara. Calvert-Lewin. Tocco per Messi. Messi. Palla buona per Neymar. La rete di Neymar. O'Ney non sbaglia. C'era il suo nome su quel pallone, non poteva sbagliare. Rivediamo il gol, così apprezziamo meglio il senso della posizione e la freddezza con cui l'ha messa dentro da sotto misura. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questo giocatore sulle principali testate sportive. Ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha fatto felici i tifosi, sembrava potesse andare avanti ancora per qualche tempo. Beh, non sarà facile di certo trovare un sostituto all'altezza. Prima o poi però la società doveva porsi il problema di rimpiazzarlo, non è eterno, nessuno è eterno. Perdono un giocatore che ha dato tanto a questa maglia. Io sono curioso di sapere... E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Hakimi. Mette in movimento Messi. Palla su Verratti. Marquinhos. C'è spazio qui per Messi per attaccare. Ottima chiusura difensiva. Occhio a Neymar. È tutto solo. E c'è il pallone in rete. E salgo da +3.
Ecco che ci viene riproposto il replay del gol e da questa immagine risulta evidente la complicità del portiere nell'occasione. Non ha coperto bene sul primo palo e poi si è fatto infilare troppo facilmente. Gioco che riprende col Paris Saint-Germain in controllo assoluto. Marco Verratti prosegue nella sua corsa, ha spazio per calciare Messi, ha dato retta ai tifosi che gli chiedevano di tirare, per poco non nasceva un grande gol. La palla è uscita di pochissimo e ha esagerato solo un poco la mira. Si è parlato molto di lui alla vigilia di questa sfida, starebbe meditando l'addio al calcio alla fine di questa stagione, notizia che ovviamente è rimbalzata nell'ultimo periodo e sembrerebbe essere più di un semplice rumor. La differenza la faranno le motivazioni. Se non se la sente più di fare i sacrifici che questa professione impone, se non ti diverti più a scendere in campo, allora è arrivato il momento di uscire di scena. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, cross che non trova nessuno, difesa che ha vita facile. Occhio, sì, è calcio di rigore. Niente da fare per il portiere. Rivediamo questo tiro dagli 11 metri. È un pizzico di fortuna. Non so se volesse alzarla così tanto. Deve ringraziare la traversa che ha deviato in maniera vincente la conclusione in rete. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Calvert-Lewin può calciare in porta da lì, sta per farne un altro ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol, avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. L'appoggia corta. Occhio al tiro di Messi. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Il dato sul possesso palla sorride al Paris Saint-Germain. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore. C'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti allo staff tecnico a questi ragazzi. Si chiude qui il primo tempo con gli ospiti che saranno costretti a rincorrere. Risultato figlio di una difesa certamente da rivedere, oltre che di un attacco la cui sterilità ormai non fa nemmeno più notizie. Se si uniscono le due cose diventa molto complicato poi riuscire a ottenere qualcosa di buono da queste partite. C'è parecchio da lavorare, tanto. Devono trovare un equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. Difficile possono riuscirci nell'arco di un intervallo. È il Paris Saint-Germain che può gestire il primo pallone della gara.
la rete di Neymar. Oney non sbaglia, c'era il suo nome su quel pallone, non poteva sbagliare. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Occhio a Neymar. E c'è il pallone in rete, salgono a più 3. Prosegue nella sua corsa. Ha dato retta ai tifosi che gli chiedevano di tirare, per poco non nasceva un grande gol. La palla è uscita di pochissimo e ha esagerato solo un po' con la mira. Niente da fare per il portiere. Può calciare in porta da lì. Stava per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Evita l'avversario. Palla che è finita alta, non di molto, sulla traversa. Questo è il nome scelto dalla dirigenza delle Foxes per rinforzare la rosa. Era uno dei tanti che circolavano sui tavoli e sui taccuini da diverse settimane. C'erano anche altri... Messi! E c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. 3 gol di margine adesso. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Niente da fare, il difensore recupera. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Ha metri a disposizione. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Una volta tu per tu col portiere, non ho avuto problemi ad infilarlo con una conclusione d'interno. Qui possiamo apprezzarla appieno. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Occasione! Non trattiene, attenzione! Pericolo sventato. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Non si lascia sorprendere qui il portiere. Bernat. Ligan che tornerà protagonista su questi schermi. Sfida che vedrà opposte Paris Saint-Germain e Strasburgo. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Attenzione, qui Pierson in area. Ha evitato il gol su questa conclusione a botta sicura. Recupera bene qui il pallone. Ancora 600 secondi alla fine. Palla col contagiri. Palla che giunge a destinazione, occhio.
e c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ho perso il conto, la partita davvero a senso unico. Questa è l'azione dalla quale è scaturito il gol. Ha trovato il pertugio giusto Neymar Junior per servire il compagno in profondità. Uno contro uno col portiere, mi sarei aspettato la soluzione di potenza e invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno. Bravo. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Occhio a Messi che è solo. Intervento tempestivo e tiro deviato. Tiro dalla bandierina corto. C'è il tiro di Messi. Attento a qui il portiere che dice di no. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Fine del match, 3 punti dunque per il Paris Saint-Germain. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. La rete di Neymar, Onei non sbaglia. C'era il suo nome su quel pallone, non poteva sbagliare. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Occhio a Neymar. E c'è il pallone in rete, e salgono a più 3. Niente da fare per il portiere. A metri a disposizione. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Palla col contagiri. E c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ho perso il conto, la partita davvero a senso unico.